Ciao Ricky! Eccoci qua, ciao Ricky. Bentornato, che fai? Non ci sono stato molto presente per LOL, anche perché ormai c'è, anche con gli ultimi cambiamenti, tolta la roba con la statica, alla fine avevo aggiunto veramente qualcosa per fare qualche bel troll, quindi... Sì, sono molto d'accordo. Infatti, cioè, qualche troll piccolo con la statica hanno aggiunto, però si è persa, secondo me, tanta roba in realtà. Più la roba che si è persa come troll che si è guadagnata, sì, quindi... anche secondo me, non mettere tutti quel... mettere tutti quegli oggetti che erano buoni, quei mitici, tipo l'Infinity, sì, esatto. Vori, Yomu, ha limitato un po' le cose. Io non so quali siano gli MMR del mio account, perché sono un po' stanco. Adesso ho giocato con un account Ferro 2 ed erano tipo tutti Smurf, quindi adesso ho preso questo, vediamo un po'. Ah, boh, io sono Iron 1 con questo. Sì, cioè ormai in Ferro sono tipo tutti Smurf. Sì, e infatti io le ultime partite le ho fatte tutte in bronzo. E ci metto evito anche di metterci 7 minuti a coda. Sì, infatti questo è bronzo. Va bene. Allora, cosa possiamo fare per tornare, per riprendere a Io direi un angolo rotture, che è tanto, è proprio tantissimo. Partiamo subito. Ci può stare angolo rotture, mi piace. Vai, vai. Aspetta, qualcosa... Ah, Dark Harvest. Che Dark Harvest parlando, e io metto anche Magic Resist come difesa, che sono tutti AP, a parte Tristana. Nel secondario direi che ci metto... andiamo così. Quando fanno LOL GOT format, ragazzi? Sarebbe carino. È vero, quanto sarebbe bello. Allora, il problema dei retro format è che... Oddio, ma è startata subito, ma che è? Sì, sono PC tutti da 2000 euro questi. No, comunque dicevo, pure su LOL sarebbe bello. Ogni tanto avevo visto, tipo qualche anno fa, andava un po' di moda, e vedevo qualche video su qualcuno che faceva tipo delle test build su LOL Season 4, che praticamente prendeva riscriveva LOL però sulla Season 4, aggiungeva piano piano i campioni, quindi lo sta praticamente riscrivendo come la Season 4, ci ha messo tipo una ventina di campioni funzionanti, così, però era tutto buggato, ostato a Scampia, quindi con miliardi di ping, no, era veramente... tutti i progetti morti. Però io non capisco, sarebbe così bello se facessero tipo anche degli eventi dove tipo rimetto la mappa vecchia, gli oggetti vecchi, così a mo' di evento. Ma sai quanto gli costa? E figurati loro se vogliono fare qualcosa, ma già adesso tutti i bug e tutto. Allora è verissimo, però io mi sono detto, ma se è roba vecchia ce l'avranno già in cantina, no? Sì. Potrebbero averla già, no, disponibile, però magari per sono quello. Cose così vecchie che magari non hanno nemmeno più. Secondo me hanno perso i codici, no. Anche secondo me, cioè... Potrebbe assolutamente essere. Io dico che nel caso in cui li avessero ancora sarebbe carino, effettivamente, perché dico, è roba che in passato hanno già fatto. Allora basterebbe letteralmente fare una seconda build di League of Legends, piazzarci quella roba lì e farla modo di evento, capito? Boh. Però qui sembra che qualsiasi cosa richieda un'enormità di... Cioè, guarda anche il rework di Skarner. Quando è stato annunciato? Nel 2021, all'autunno. Sono due anni che ancora... E adesso è stato rimandato al 2024. Fanno, un sacco. Ma ci abbiamo Fizz botlane, comunque. Fizz Lux. Ok. Ottimo start, Fizz, complimenti. Vabbè, vediamo se riuscirà a fare qualcosa. Anche perché lui ci deve ingaggiare, quindi meglio. Ma infatti io non penso faccia più di tanto entro di noi. Comunque sì, sta nuova patch con la static, sì, magari ha messo un po' di variazione ai danni, tipo ci sono gli ADC che fanno danno magico, cose così, ma... questo pazzo. Ma generalmente non mi piace molto. Un bel Dark Harvest. Eccolo lì. Ah, molto bene, non c'hanno Dial oltretutto. Ottimo. Non ha fatto molto. No, molto molto poco. Sa che loro stanno ancora imparando. Era il vecchio Master YP, quello era anche il vecchio Sion, era divertente. Minchia, il vecchio Sion, ti ricordi? Io non giocavo spesso, non giocavo AP, io ero già mezzo pazzo. Vecchio Sion AP c'era quello stun a target, strano. Sì, anche Taric che aveva lo stun a target. Ce l'avevano uguale praticamente, sì. Hanno fatto copia e incolla. Infatti dico, cioè sarebbe bello se fosse possibile. Soltanto che sai... con le carte Yu-Gi-Oh! È facile fare un retro format. Su LOL vallo a creare League of Legends Season 4 da zero. Perché che Riot dice, ah sì, tieni, questi sono i codici. Però vabbè, ci vorrebbe. Riot non è stata mai molto inclusiva anche con le persone così.
Basta vedere tipo Fortnite, no? Su Fortnite ci fanno gli eventi in combinazione con la Marvel, tutte quelle robe lì. Qua su LoL mai è una roba simile. Come no? È andato Jinx a Fortnite. Sì sì, no, però nel senso mai nulla su LoL, ma sempre su altri giochi. Quello sì sì sì. Cioè non è mai tipo LoL che dice ok, facciamo una collaborazione sul nostro gioco, mettiamo un qualcosa di un'altra cosa, no? È sempre... Cioè, pensa effettivamente quanto sarebbe strano il mondo di LoL se mettessero come campioni dei campioni presi in collaborazione con altri giochi. Magari non un campione, però tipo una skin, capito? Però, sì, anche una skin, esatto. Fortnite ha Jinx, ma se non erro è solo una skin, o sbaglio? Non lo so, non me ne hanno mai spiegato niente. Allora, di Jinx è una skin, però il fatto che le skin stesse sono i personaggi di Fortnite, capito? Sì, sì, esatto. Cioè, Jinx è una skin nel senso che tu hai Jinx. Giochi proprio Jinx così, come Goku e company. Però usi Lignitra come qualsiasi altro personaggio, ecco, sì. Esatto. C'è Sasuke, Naruto, c'è tutto, c'è letteralmente qualsiasi roba. Sì, sì. Cioè, tu immaginati come sarebbe avere... Cioè, Fortnite ha messo Goku, no? Cioè, sì, qua sulla LoL ovviamente non sarebbe possibile. Però, tipo, magari fare, che ne so, appunto, degli eventi, tipo, che ne so, le URF, le Blitz al Nexus, quelle robe lì, dove c'è un personaggio di quelli, solo in quella modalità. Tipo, una volta sì, c'era... Oh, cazzo, ma... Ce la fai, sì. Io non ho l'IAL, tra l'altro, ho messo il bar, mi sono sbagliato, sì, vabbè. Sì, ho visto. Comunque, dicevo, tipo, fare una modalità... Ti ricordi la prima URF che c'è stata? Forse tu non giocavi ancora. La primissima, avevano messo il campione URF, proprio, per un giorno. Forse non te lo ricordo, forse, cioè, non me lo ricordo quasi più nemmeno io. Non so, della skin di URF The Manatee, ma non sì, so. Sì, sì, però c'è stato proprio per un giorno giocabile, solo quello lì, un primo aprile. Ah, ok, no, quello me lo ricordo. Proprio, mi sembra, o 2012 o 2011, proprio molto molto tempo fa. E per un giorno c'è stato quel campione giocabile. Loro hanno creato un campione. Vabbè, che magari all'epoca creare un champion era più facile che adesso, perché adesso devono fare 10.000 cose, sa cosa devono scrivere. Infatti, ecco, dicono, ecco, questa tipo è un'idea stupida che però ci starebbe. Immagina tipo Akshan con la skin di Spider-Man che usa ragnatele sulle sì, torri. Ecco, sì, esatto, quello ci starebbe. È una di quelle cose che non ti andrebbe a creare tanti casini, perché alla fine è solo una skin. Una skin, non è che è un po' come appunto le skin personalizzate, che tipo metti Shrek. Io l'ho visto lì il video che giocai Shrek con Deidara, no? Sì, ti ricordo. Quelle cose lì, tipo, quelle sono ok. Però ovviamente non le fa la Riot, figurati. Ma perché infatti il concetto sarebbe che è bello averle in modo nativo da Riot che se le fa. Però figurati. Vieni qua, Lux. Invece... Quello per quanto riguarda le skin, invece proprio per rendere un personaggio creato da zero, giocabile in una modalità tipo proprio che ne so, un Thanos che gioca su LoL, magari si fa in una modalità alternativa, sì, che non è una cosa... Come avevamo fatto su Fortnite. Esatto, come su Fortnite c'era Thanos, esatto. Sì. Oh, c'era Amus, buono. Oddio, pazzito. Oh no. Ah. Buono, buono. Quello è morto. Ah. Vieni qua, lascia, bastardo. No. Ok, va bene, va bene. Comunque, va bene. Non si può entrare nell'angolo rotture di nuovo. Sono morti tutti e tre. È l'inizio. Aspetta, che prendo il 6. Sì, sì, al 6. Finita. Allora. Comunque, secondo me, start di scarpe troppo forte. Sì, infatti, l'ho già presa ancora prima di fare il mitico. Guarda, abbiamo la stessa build. Bello. Ok. Va bene, aspetto il 6, poi pushiamo, poi andiamo. Quindi andiamo, Ludens, cosa si può... Oddio, però c'è Mordekaiser, c'è Rammus, sì, forse è meglio maschera. Beh, qua. Si può fare anche doppio adesso, cioè già da un bel po', quindi si può sì, fare sì, anche sì. doppio. Io vado di maschera. Alcune spin si sono ispirate ad altri personaggi. Quello sì, però non sono proprio loro, cioè quello no, l'ispirazione è diverso. Tu prendi l'ispirazione, ovviamente non puoi, diciamo, farle tali e quali, ok? Cioè, immaginati, non lo so, che ho visto che nei skin cast ovviamente ci stanno perché i fan le fanno queste cose. Cioè, ho visto Aurelion Sword Rayquaza, ma è fatto benissimo, benissimo. Quello me lo sono perso, sarebbe bello da vedere. Non l'ho giocato perché mi fa schifo Aurelion Sword, però cioè, ho visto tanto lo skin Spotlight. Io purtroppo non le ho mai fatte quelle robe, pensavo proprio fossero bannabili anche da farle vedere su Twitch. No, poi. Infatti adesso ho una mezza idea di provarla. Se c'è Aurelion Sword Rayquaza potrebbe essere una cosa bella. A me piace Aurelion. Figo, c'era anche Shenron, mi pare.
Non mi ricordo cos'altro. So che c'erano, c'era un po' di skin di Valeon Sol fighissime. Rayquaza era il più bello, però c'era un'altra strafiga, non mi ricordo quale. Guarda Lux quanto spara. Oh, comunque sì, a volte Riot ha preso ispirazione tipo con delle skin che sono delle robe che ricordano altre cose, tipo Velvet Final Fantasy con Velvet Final Boss lì. Ah, okay. Oppure che ne so, però sono solo nella skin, cioè nella, nell'immagine. Funghetto. Oppure i balletti, che magari sono balletti veramente fatti di alcuni centri. Ah sì, balli sì. Guarda qua che sta succedendo. Oh, questa Lux è chiusa. Tuk. Oh, qua? No. Tuk. Eh no, Rammus, non si va. Rischiato la vita pur di tentare lo stilo, se manco avvicinato abbastanza. What the fuck is my team doing? Tristana mid con Fizzbot, forse. Un po' sbagliato ruoli qua. Ah. Cuto timore. Tuk. Unghetto. Hey. Ok. Stiamo facendo un po' fatica a pushare. Sì. Lux ci dà fastidio. Guarda questa, oh! Sto provando, ma... non so se focussare Fizz che sta tipo qui, però... Fussa chi riesce a raggiungere. Guarda, io riesco a mettere la torretta qua, ma... non riusciamo a pushare troppo. Qua ci pingano addirittura. Meglio se arriva qualcuno. Loro non sanno con chi stanno. Oddio. Oh no. Lì non ci sono torrette. Salvi? Sì. Se non flasha, sì. Anche se flasha, in realtà, sono troppo veloci. C'è Tristana qua, mi sa. Sì. No, ok, se ne sta andando. Vado a prendere pezzi. Oddio. Pezzi di liandri. Bene. Qua adesso forse posso uscire un po', che Lux è andata via, Tristana è AFK. Tornata mid e Fizz è sparito. Mamma mia, mid lane, proprio la guerra delle torrette. Ma Varus AP ancora, ma la realtà è contenta che ci siano i Varus AP che distruggono tutto. E a quanto pare sì. Non so come faccia essere così forte Varus AP. Oh, vabbè. Non ci facciamo domande. Non c'è ancora... Mommy, help me. Ok. Ho capito. Vogliamo parlare della voice line di Aatrox che cita una canzone. Vabbè, però, vedete, sono cose proprio piccolissime. Cioè, anche, che ne so, Seth che dice i pugni nelle mani, ma sono proprio citazioni così. Non è proprio una roba che... unica così, cioè che prendi proprio quel personaggio e tutto. Ai giocatori magari non basta una cosa del genere. Sarebbe figo qualcosa di diverso. Un pezzo al culo qua, però. Non se scoprendo una ulti di Lux. Sì. Magari stare con Liliti è una bella preda per lei. No. Potrebbe arrivare Tristana? Oh. Ma che cazzo? Eccola. Sì, a sulle torrette. Vabbè, mi ha eliminato tutte le torrette. Dai, è stato worth. Vede i pochi HP. È tutta eccitata. Sì. Sdong. Oh, maledetto Exhaust. Con quella la prendevo per forza. Ora arriva Fizz il pazzo, preparati. Sì, c'ho la ulti. E anche il barrier con cui baitar la gente. Ci ulta questo? Eccoli. Ma niente quel Fizz comunque. È un po' annichilito. Forse scende Rammus, sai? Che l'avevo visto in mid e stava venendo qua. Oh, si arrivano? No! Tristana, no! Buono! Vabbè, siamo morti quasi tutti.
Abbiamo fatto un po' di bordello, va bene. Va bene, va bene. Sì, sì, c'è troppa gente. Vai a Mumu! A Mumu con le scarpe armor contro un team full AP. È lui. Però aspetta, lo uccidi con l'avveleno? No? No, 6 HP. Mannaggia. Lucky. Cazzo, se compravi gli Ender lo uccidevi. Non ci ho pensato perché sto guardando l'eroico Mumu. Peccato, vabbè. Va bene lo stesso, meglio, così non so. Lo uccidevi dalla base comprando un altro item. Sarebbe stato bellissimo. It's over for... Cosa? No. Cosa? Axel Blades XXX, questo è pure italiano come mitico con questo nome. Diciamo così che... Ecco. Ecco fatto. For you, could you won't play another game? Diglielo. Prendi questo. C'è una guarda qua. Oh cazzo, è vero che non dura più un cazzo. Sto trinket, sì, rosso. Sì, trinket rosso. Anche quel cambiamento, boh, vabbè, ok. Due cariche, dai, ci sta. Ma lo che fa? È fortissimo, è fortissimo. Vabbè. Meglio che niente, immagino. Prendi il trinket rosso appena qua. Lì è pieno di warmess. Che fanno questi? Però dopo come... abitiamo con le tue ward all'angolo rottura, mettendo le ward che si vedono dalla torre, intendo. Con le tue, col tuo oggetto da support. Aia! Ma come si permettono? Ah, Tristana è top. Quindi noi possiamo fare quel che vogliamo. E noi pushiamo. Oh, chi è? Oddio. Più o meno, ecco. E niente. Più o meno. Troppo CC. Mi ha provocato sotto torre. Vediamo se riesco... Aspetta, che qua è guardato, così magari viene Fizz tutto pazzerello. 1-2, benissimo. Terzo fungo, ottimo. Quarto fungo, vai, tutti li ha presi. Benissimo. Tutti li ha presi, eh. Fatto piazza, almeno li ha tolti, guardiamo il lato positivo. Io vado subito di Zonia, ti dirò. Sì, io volevo pushare prima la seconda torre, come al solito, poi ci piazziamo là. Sì. Sai che la Zonia è, come si dice, cruciale. Sì, infatti stavo per andare con Ravadon perché ho visto che avevo tanti soldi, però vabbè, switch sulla Zonia, anche se c'ho questo, vabbè, 60 P non fanno male. Varus è arrabbiato, è stato ucciso. Ma chattano molto in questo game, vedo. Di solito non è così, di solito non sa nemmeno parlare. È l'MMR dell'account. Lo sa. Sarà quello. Un tizio ha controllato prima in chat, ma ha detto che è Silver 2 l'MMR. No, com'è possibile che sono bronzo 4 o Silver 2? Ding 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 ding, difendete la mid lane! Difendete! Aiuto. Tuc. Ha. Molto bene, molto bene. Dark Harvest. Oh, c'è il campione qui, il capo. C'è tanta gente. Il leader. Ok. Ma che è? Ma che sta succedendo? Ok. Ma quella c'ha veleno più ignato. No, mi ha ucciso Lux, mannaggia. Ma quella Lux, guarda quella Lux. È ancora viva. Ma adesso prendete i funghi. Fungo. Vale, adesso la porto sull'altro fungo. Sì, vai pure. Lui. Fungo. Da togliere anche l'ultimo, già che c'era, faceva altri passi. Poverino. Yo, just to fed, GG, rap bot. Comunque non riescono proprio ad attaccarci, cioè arrivano in quattro e muoiono due di loro per uno dei nostri. Prendo doppia control, mi sento fiducioso, secondo me arriviamo a pushare adesso. Va bene. Perché a brevissimo sono all'11, quindi vuol dire che spammo funghi. E purtroppo non c'ho soldi per prendere sto coso, Potevi vendere il Doran. Ma non ho comunque abbastanza. Aspetto un po' di gold. Aspetto 19 gold da questo.
Tutto. Siamo troppo fidate, c'è niente da fare. Vai, livello 11. Bene, bene. Come fizz. Certo che Fizz tra tutte le botte che poteva trovarsi. Meglio rivedere gli schemi. Ah, non dicono più niente. Oh! Oh mio Dio! No, ma è scaduto adesso. Chi è tutta sta gente? Oh, ma chi sono? Chi c'è? Party botlane, tutti. Varus, questo che vuole dai Vare. Ci sta, ci sta. Ecco, vabbè, Varus preme RQ. Che abuso, mamma mia. Tanto quelli stanno cesando Nasus in top lane. Ma quindi che dobbiamo fare? Niente, spariamo. Cazzo, sarebbe un bel blue buff là dietro, ma non ho voglia andare fino a là. Sta cosa è comoda, penso che dobbiamo prendere. Prendiamo red buff, lo prendiamo entrambi adesso. Sì, sì. Però non ho nervato un po', eh. Beh. Ovviamente. Solo il red buff, il blu no. Ok. Posizioniamo. Torrettina qui. No. Vabbè, qua. Vabbè, dai. Non si può. Vietato. Dalla legge, mi dispiace. È lo stesso. Va, metti un'altra, esatto. Metti soldi, anche la terza. Lux rompe un po' le palle, perché effettivamente titta le torrette. Allora, Lux. Basta! Sì, sì, rompe le palle, però continua a provarci. Adesso rinasce con altre tre ward, quindi altri soldi. Vai, per noi. Vai, metterne altre, perfetto. A pushare questa, così... Li teniamo col culo per sì. Terra. Secondo me è Rammus e Tristan. Eccola. Tristan, c'è Tristan. Eccola. C'è Mordekaiser. Oh sì, quanta gente. E lui rompe il cazzo perché... Oh, ma quello lo vede. Oh, Mordekaiser è intelligente. Guarda che giro ha fatto. Sì, ha fatto il giro di lunghissimo. Ok. No! Forse sono un po' stancosi, hanno subito di tutto, però è che non siamo ancora abbastanza forti. Più che altro se Mordekaiser mi porta in Brasile, io cosa faccio? Zonia è l'unica. Oppure mica però la QSS solo... Oddio, ma è no. La QSS, alla fine... Fanno tutti sì, danni tutte, magici. Cioè... Alla fine può essere Ward, però sì, è vero. Di Lux, Taunt, di Rammus... Sì, lo posso anche fare, proprio se la fa su di te. Rimane il problema. Può scegliere di farla sull'altro. Adesso vediamo. Secondo me dobbiamo fare più danno, così evitiamo. Cioè, lui proprio neanche si riesce a avvicinare, esplode. Vabbè, quello sì. Allora, vediamo un po'. Vabbè, adesso io la zona. Potrei andare di Horizon. Un po' di odio nei vostri confronti da parte di questi nemici, sì. Tutti. Non ci sopportano. La tua squadra sempre odiato. Ah, bisogna dare una pushatina alla botlane però, se no non ci vengono in bot qui. Sì, andiamo. Oh, ci sta togliendo tutti il Rammus, maledetto. Eccola qua. Qua sta succedendo un po' di bordello. Oh, ma quanta gente c'è? Mamma mia. Varus fa troppi danni. Oddio, sono vivo! Oddio! Oddio! E quello ha pensato che ho flashato da quel lato. No, forse muore di torrettone. Lo uccidi tu, lo uccidi tu. La torrettone uccide Lux? No. Peccato, potevo usare la zona. Vabbè, non pensavo che facesse tutti quei danni, morde. Ma di caso fa dei danni atroci. No, in realtà non possiamo prendere entrambi il red, è vero, perché io devo essere il jungler per farlo. Ah, ok. Beh, puoi prendere quello top adesso. Sì, prende quello.
ora che mi voli una trestana in faccia adesso. Mi odio molto. Prendo... Oddio santo. Niente. No, parete. No. Oddio, non mi hanno attaccato per non so quale motivo, grazie. Cosa fa Mumu? Ah, Mumu, il drago! Vabbè, era più importante uccidere Lux. Va bene, ci sta. Rammus, your build. Fa così schifo la build di Rammus. Oddio. No, è tank, come doveva essere. Poi sono qua, se li porti qua dietro li metto tutti... No, ok, pensavo tipo di mettere le torrette qui dietro. Quindi... Vabbè. Proviamoci a fare sto drago. Ci voglio provare. Abbiamo anche Varus. Il leggendario Varus. E ho ucciso l'Herald. Vado a killare Fizz dall'altro lato. Vabbè, ha missato il jump. Vai, vai. Vieni qua. Vieni qua. Ok. Forse la seconda maschera può essere molto molto utile. Varus si è pigliato tutte le kill. Dannaggia. Oh, un po' goloso il ragazzo. Oh, basta, così. Ma che sono tutte ste ulti? Ah, ma tanto ce l'ha ogni 10 secondi, quindi. È che c'ho il red buff. Why does my team thinks they won't... Oh, va bene. Fgigz! Allora, pusho questa, tu intanto piazza un po' le torrette. Ma stavolta metto un po' più di funghi qua dietro, perché il problema è stato che... Dio, ma questo è pazzo! È pazzo! Il problema è che ci hanno attaccati tutti da dietro, io ho messo tutti i funghi qua davanti, invece... Bisogna prima pensare alla difesa e poi all'attacco. Esatto, esatto. Mamma mia! Che troia che danno! Sì, sì. No! La static! Va bene. Che fa questo? Uè, strunz. Ne metto un'altra. No. Ma è team is trolling. E niente. Mi ha portato in Brasile! No, al Brasile! Aiuto! C'è un sacco di gente. Ah, c'è un problema, c'hanno troppa magic resist sti tizi. E poi quando ci piazziamo... Sai cosa? Qua da fare una void stuff. Se no non gli faccia niente. Sì, sì. Ma quanta resistenza magica ha, Rammus? Ma sto Varus non è Iron mai nella vita. No! Ok. Riff. Niente, vado di Voista, però avevo i soldi giusti per il Rabadon, quindi lo finisco e... No, hai fatto bene, però tipo, qua più che il Rabadon serviva la Voistaff e anche la seconda maschera. Troppe perché cose. Mordekaiser e quell'altro sono troppo tankosi. Cioè Mordekaiser e Tente può stare dentro l'angolo rotture per mezz'ora, non subisce danni. Anche se per qualche però è al mio stesso livello. Posso far così al massimo, però... Però il champ un po' sbagliato. No, a sto punto fai il Rabadon. Cioè, penso che il 13% non compensa la P che ti dà il Rabadon. No, magari il prossimo back poi finisco. Vabbè, sì. Però chissà. Tre persone nella mia squadra pensano che la partita sia vincibile. Magari se invece che continuare a scrivere giochi. Ma guarda che schifo quelli che si impegnano nella mia squadra. Non avevi i soldi per una control. Purtroppo. Sì, ce li abbiamo. Starto le partite per perderle e invece il mio team pensa di vincere. Tuk! No, Varus, no! Subisce zero danni pure quest'altro. Rammus è immortale con questo oggetto. Fuck, I tried. Però che ti devo dire? To walk into it. Comunque quell'item lì, Magic Resist, è da solo batte qualsiasi mago. L'hanno pure nerfato. Io sono qua con Amumu. La tattica sta funzionando per adesso. Oddio, c'è una guard. Dai una pushatina botlane. Io volevo prendere il red. Ok, intanto piazzi funghi.
So ci sono molti più funghi. Che cazzo sta facendo sto tizio? Eccoli, eccoli. Vai, vai, torrette, prepara il torrette, torrettoni, che qua ci sono tutti. Ah, cazzo, non ho stack. Oh, zero. Quello è l'unico che c'ha... Oh, occhio che ci prendono dietro, eh. Ancora, ma questi qua sono fortissimi. Siamo sempre da soli. Comunque è incredibile come si sono tutti allineati perfetti per andarci addosso, hai visto? Eh sì, sono stati molto bravi. Tutti insieme nello stesso momento hanno ingaggiato. Questi sono... Però abbiamo fatto un sacco di danni, ho piazzato 6.000 funghi stavolta. Abbiamo uccisi 4, Io sono ancora vivo. No, stavolta hanno preso un botto di danni. Avevo messo... è perché ero lì da mezz'ora a piazzare funghi. Prima good job, tipo 4, ci scrive 5. Quest'anno. L'unico che non muore ovviamente è Ramos, però gli abbiamo uccisi tutti gli altri. Sì. Perfect Zonia. Guarda quanta magic resist c'ha Rammus. Mamma mia. Non si fa niente quello. 291, riduce il 70 e passa per cento dei danni che subisce. Però c'ho il Void Staff intero adesso. Io c'ho il gioiello qui prima, non so come si chiama. Ora, avendo quest'altro cesso che ho comprato nella speranza di farmi un Horizon Focus, ma direi che il Demonic è molto più forte in questo spot. Riesco a prendere sto red buff. Sì. Torniamo, noi abbiamo la missione da compiere. Noi meno male che abbiamo preso noi questo drago e non loro, che già ne hanno troppi di difesa. Bene, bene, bene. Un nemico è stato ucciso. Un alleato è stato ucciso. Oh no, Mordekaiser è tornato. Ok. Ok. Oh, guarda, un po' di danni inizia a subirlo, dai miei funghi questi. Aia. Oh, lo sto uccidendo. Molto bene, molto bene. Ottimo. Madonna, con la Voidstaff gli ho fatto un sacco di danno. Ma Lux comunque è AFK. Ma come? Ma no, è lì. Ok, no, scusa, non lo vedevo da mezz'ora, tipo 2 anni. Non fa niente, perché fa schifo. Vieni qua, tiraci questa pink. Niente, non la viene a togliere. Quadra kill, pepepe pentakill. Ok. Lux feeding. La cosa che fa ridere è che loro, cioè, è diventata la loro missione quella di ucciderci, capito? Perché noi continuiamo a fare qua l'avamposto, loro continuano a trovare i modi per ingaggiarci. Però dai, sono stati i più furbi che abbiamo mai trovato, perché sono riusciti a organizzarsi e arrivare in 5 insieme da dietro, boh. Non ho mai visto una roba del genere. I più furbi tra quelli che hanno deciso di non ignorarci, ovviamente. Sì. Comunque Varus ha letteralmente one shotato Tristana. Adesso vediamo Tristana scrivere in chat, ecco. GG. Varus ha fatto R e poi la Q. Varus ha del team, dice Tristana 2-7. Ok, ho dovuto pushare un attimo perché mi serviva. Ah, ma Tammy ha distrutto tutto. Quindi. Ah no, aspetta, stanno fuggendo forse. Ma abbiamo Nasus in squadra. Ma... è impegnato a fare le stack lui. Vai Fizz, bravo. Vabbè, Varus sta massacrando tutti. E niente. 14-5, leggermente forte. Quindi parlavi degli smart che si trovano, eccolo lo smart. Sì, sì. Vabbè. Buono, buono, buono. Nasus coming in for 8 hours of farming. Worst fits in West. Team difference. This motherfucker is playing... Non ho visto cosa ho scritto. Vabbè, un giusto solito flame su LOL. Sì. Quando si perde si è sempre così. Esatto. Non bravo si può Fizio. Perdere senza flammare. Bravi tutti, ha vinto lo sport. Mordekaiser top damage. E dei anche loro, noi due. In realtà, sì. Abbiamo fatto più danni di Varus, sì. Beh, pensa quanta gente è entrata nell'angolo tour. Per forza abbiamo fatto più danni. Tutti poi quelli Endri, danni nel tempo. Avanti.